Spettacolando TV. A Napoli non piove mai, Nunzia Schiano, in un ruolo strepitosissimo, molto particolare, che ricorda un film anche di Così parlò Bellavista un pochino, sì, vero? Sì, è un po' quest'anima napoletana che viene incarnata in questa perpetua, diciamo, un po' stramba, un po' fuori dagli il schemi. Il suo Don Abbondio non è ovviamente Don Abbondio. No, il mio Don Abbondio è Peppe Cantore, esatto, che poi è mio fratello prete, quindi molte di queste, io sono una signorina, si dice a Napoli, non si dice zitella, signorina sono quelle che non si sono mai sposate, io non mi sono mai sposata e ho votato la mia anima a Dio, a mio fratello, Guy Ross, mio fratello prete, veramente il pessimo. Tu sei una delle poche attrici che vive la napoletanità, perché vivi a Portici, no? Sì. Quindi... io non mi sono mai spostata, ho preferito fare questa scelta radicale, diciamo così, perché il fascino della capitale non l'ho mai subito, a dire la verità, quindi preferisco vivere dove sono nata e mi trovo bene, mi piace. E ti trovi bene alle pendici, sì, del Vesuvio, alle pendici del Vesuvio, che si sa, si scoppia, non scoppia, sta là e ci guarda e ci osserva, e quindi per questo noi diciamo la Napoli non piove mai, è un augurio per dire, ma boh. Allora, il film esce il primo ottobre. Ecco, la morale di questo film, secondo Nunzia Schiano, qual è? Parla di sogni, sì, che i sogni che non sono solide certezze. No, i sogni non sono delle certezze, però perché diventino certezze vanno seguiti, vanno percorsi, se no restano sogni e possono diventare degli incubi. Il problema è non far diventare i sogni degli incubi, ma farli realizzarli. Poi si possono realizzare o no, l'importante è provarci, perché se no resti sempre con questa cosa, avrei voluto, avrei potuto, no, l'hai fatto, hai fatto. Voi avete realizzato un sogno, soprattutto sogno, per sì, chi vede il film, perché sì, è un piccolo gioiello e soprattutto grazie, rimanda ad un percorso di cinema particolare, un po' classico, sì, sì, se sì, vogliamo, e fa vedere una Napoli non gomorriana, diciamolo. Sì, ma perché quello c'è, è inutile negare che quell'aspetto, sì, della nostra certo città non ci c'è, sia, però è quell'aspetto che in qualche modo ci sovrasta come una sorta di cappa, cioè Napoli è piena di gente che si muove, ci sono tanti spazi teatrali, tante vivacità anche artistiche e tanta gente per bene che vive purtroppo in quartieri che semmai sono più disagiati. Esatto. E quindi questo vuole essere un augurio e mostrare questa Napoli che è bella, è vivace, è allegra. Anche un po' sgarrupata, anche diciamo, un po' però sgarrupata. È proprio questo, sì, questo sì, termine, sì, che poi è divertentissimo. Non è plastificata, esatto, diciamo, non si è rifatta completamente, il trucco, non si è rifatta, dai, si è rifatta il trucco. Come è così, si vede la mattina, come quando così uno si sveglia la mattina, è basta il sole a rischiararci. Poi pure giusto? Se piove, pure se piove un fanino. No, però Napoli, ma Napoli non piove mai. Mi raccomando, il primo ottobre, Nunzia Schiano, una degli interpreti strepitosi. Per favore, perché sennò Sergio si deprime. Il ragazzo mi si deprime, allora io ci tengo, penso che pure voi ci teniate perché, certo, gli volete bene, certo, non facciamo deprimere Assisi, andate a cinema, andate per cortesia, dal primo ottobre, poi potete andare pure il 2, il 3, insomma come vi trovate, il pomeriggio, la sera, portate i bambini, portate i nonni, le nonne, possono venire tutti quanti, basta che non mi facete deprimere Assisi. Allora, un saluto a Spettacolando TV da Nunzia Schiano. Un saluto a Spettacolando TV. È tutto uno spettacolo, è Napoli. Napoli è tutto uno spettacolo. E anche Nunzia Schiano. Ciao. Grazie. Ciao.